A me la prima domanda che viene da farti è: perché tu sei... ti sei messo il cappello? No, questo no, perché stai bene sia con che senza. Allora, diciamo che tu sei un artista a 360 gradi, perché noi, oltre a conoscerti come cantante, tu sei anche un attore, hai presentato appunto adesso pubblicamente questo libro, sei anche un poeta e uno scrittore, quindi quali tra tutte queste forme d'arte, diciamo, tu preferisci e in quale riesci ad esprimere al meglio questo tuo talento? Ma io non l'ho ancora capito in realtà, sto cercando di una strada che sia poi quella, però in realtà è la bellezza del mio mestiere è proprio questo, essere curioso di sperimentare anche cose che sono al di fuori della musica, cioè mi piace fare documentari, mi piace scrivere dei racconti o delle poesie, quindi, e ultimamente anche il teatro, quindi che è una mia passione che è cresciuta nel tempo e ho la grande opportunità di oggi, ciao, ho l'opportunità oggi di avere un pubblico che mi ascolta anche se non canto, come è successo oggi qui al Salone del Libro. E dove trovi l'ispirazione? Per che cosa? Non so, per quello che scrivi, per le tue canzoni. Tu comunque tratti sempre temi molto importanti, anche se magari le tue parole possono sembrare un po' strampalate, viste, anzi sentite, almeno così scrivono in molti, però in realtà tu tratti temi importanti. Ah sì, l'importante è il contenuto, non tanto la forma. Quindi io spesso, a me spesso piace mischiare il sacro e il profano, insomma, una canzone come Meno Male o come Vorrei cantare come Biagio Antonacci sono canzoni in realtà drammatiche, perché raccontano dei problemi. Vorrei cantare come Biagio racconta il problema di voi giovani, che non riuscite ad avere spazio, che non vi vedete bloccata anche la possibilità di sognare. E quindi la canzone, se ascolti bene il testo, parla di questo, non di Biagio Antonacci. Cazzo me ne frega a me, non, di, meno male, insomma, è una canzone invece che ad ascoltarla fa sorridere, cioè ti prende bene, no? C'è questo ritmo incalzante, il motivetto orecchiabile, però stiamo parlando di un problema molto attuale che è quello della disinformazione, cioè di coloro che nascondono le notizie e non ci fanno sapere come vanno veramente le cose. Adesso vediamo se Elisa ha qualche altra domanda da fare. Dunque, tu dici che le tue canzoni odi tanti tormentoni, no? Però le tue canzoni, la maggior parte son diventate poi dei tormentoni, appunto, hai fatto riferimento prima Vorrei cantare come Biagio, studentessa universitaria, quindi come la spieghi questo? Ma il tormentone non sei tu a crearlo, sono le radio. Anche. A causa delle playlist, tutte queste cose. E anche, dato che tu appunto scrivi musica, così, ti sei ispirato a qualcuno? Hai un disco preferito da cui hai detto, boh, da qua vorrei fare il cantante perché... Ma innanzitutto tutti i dischi dei cantautori italiani storici, quindi da De André a Ivano Fossati, fino ad arrivare a... la generazione precedente alla mia, che è quella di Daniele Silvestri, Max Gazzè e Niccolò Fabi, che sono la cosiddetta scuola romana. Boh, io credo che quando ho ascoltato questi cantautori qui ho pensato che potessi avere anch'io una mia visione, non tanto una chance, ma una visione del mondo e poterla incastonare dentro una canzone. La canzone è una piccola gabbia, che però può trasformarsi in un miracolo. Una canzone è un piccolo miracolo quando è riuscita. Quando non è riuscita è una via di mezzo. Bene, e di quest'ultimo Sanremo, tu che cosa ci dici, cosa ne pensi? Ma io penso che stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia amore mio. Questo penso.